Un ben ritrovati a tutti i telespettatori di GRP con questo nuovo spazio di approfondimento dagli studi di Asti. In questa puntata ci occuperemo di un argomento piuttosto particolare, la crescita personale. Saluto quindi il mio ospite, Daniele Penna. Grazie. Daniele, potremmo definirti come una sorta di ricercatore della crescita personale, sei autore di libri, sei autore anche di un DVD che poi dopo spiegheremo, racconteremo di che cosa si tratta. Innanzitutto però vorrei presentarti, tu sei stato un imprenditore, hai vissuto a Roma, dopodiché sei venuto a Milano. A Milano che cosa è successo? A Milano mi sono ritrovato a lavorare su me stesso. Ho avuto un'esperienza prima positiva che poi si è trasformata in negativa a Roma nel campo imprenditoriale. Quindi da un momento di estrema depressione mi sono ritrovato a dover lavorare su me stesso e a dover uscire da quello stato di negatività in cui ero cascato in qualche modo. Così ho ripreso le mie vecchie conoscenze prima di PNL, per questa programmazione neurolinguistica di cui ormai tanto si parla, ovvero questa neuroscienza americana che in qualche modo aiuta a crescere, a comprendersi meglio. PNL che ormai reputo in qualche modo limitata, proprio per questo concetto di ricerca di cui proprio hai appena parlato, ovvero iniziato un processo di ricerca su me stesso prima e poi sulle altre persone per comprendere come poter migliorare in maniera più veloce e soprattutto legandosi oggi a quei temi sempre più, come dire, sempre più riconosciuti come quelli della fisica quantistica, questa parolona di cui pochi sanno che cos'è, ma che poi alla fine si risolve in poche idee. Quindi così facendo mi sono ritrovato a scoprire delle potenzialità nella nostra mente, nel nostro corpo, di E cui come, prima in che non modo? comprendevo. Attraverso la meditazione, attraverso... In che modo Allora, si ricerca la crescita personale? ma innanzitutto attraverso lo studio, ma soprattutto più che allo studio, potrei dire attraverso il dubbio, ovvero attraverso il mettere in dubbio qualunque cosa di cui siamo certi, perché finché abbiamo quelle convinzioni che ci fermano e ci bloccano, non ci poniamo mai nell'ottica di poter crescere e trovare qualcosa di nuovo. Quindi nel momento in cui ho messo in dubbio delle mie credenze, mi sono aperto delle nuove conoscenze, lì sono venuti fuori dei mondi che non comprendevo e che non sapevo. Una sorta, una nuova filosofia di vita, quindi, come indirizzare certi Una comportamenti. sorta di consapevolezza nuova di quello che ci accade. Non a caso questo DVD lo abbiamo fatto sulla cosiddetta legge d'attrazione, Che però. cos'è la legge dell'attrazione? Intanto lo facciamo vedere. Ecco, chiediti sarà dato, forse. Cosa vuol dire? Poi Forse. questi puntini di sospensione, cosa Esatto. Beh, la significa? legge d'attrazione è stata, diciamo che è un concetto di cui si parla, di cui ne parlava Einstein già 100 anni fa, però possiamo dire che è stata fatta conoscere al grande pubblico dal libro The Secret, dal DVD The Secret ormai ha spopolato con milioni di copie in tutto il mondo. Lì praticamente cosa viene detto? Che in qualche modo quello che noi pensiamo viene mandato a una sorta di universo quantico e quello che noi pensiamo riceviamo. Teoricamente così, in realtà ci sono dei piccoli dettagli che spesso non ci permettono di far funzionare questa legge d'attrazione. Ed ecco Infatti, spiegato il il forse, forse. esatto, chiedi se ha dato forse, ovvero se vengono rispettati determinati dettagli, se ciò che chiedi è in linea con la missione della tua anima, se ciò che chiedi è in linea con quello che sei venuto a imparare su questa terra, se ciò che chiedi è formulato bene soprattutto, allora probabilmente riuscirai ad ottenerlo. E se determinati dettagli vengono rispettati, possono accadere quelle cose magiche, cioè davvero l'ottenere in maniera quasi magica quello che ci siamo chiesti in base a tante casualità, che noi chiamiamo ancora casualità, ma ormai si dovrebbe parlare di sincronicità, perché studiando la fisica quantistica, studiando la legge d'attrazione, ci rendiamo conto che nulla accade per caso, ed è una, lo dicevano già gli antichi, però il diventare consapevoli che tutto ciò che ci accade per un motivo, è forse uno dei momenti di consapevolezza più importanti, sia ciò che accade in bene, sia ciò che accade in male. E come funziona questa legge dell'attrazione? La legge d'attrazione, ma te la potrei spiegare in un modo molto semplice, tanto per farlo capire con un esempio pratico. La legge d'attrazione non è altro che una legge fisica, ovvero la legge di risonanza, la legge che funziona anche, con la musica. Chi fa musica la conosce meglio di noi. Ti faccio un esempio pratico. Immagina di essere la direttrice di un villaggio turistico.
e di avere il tuo spiazzo dove poter mettere la tua musica. Nel villaggio turistico ci sono i ragazzi giovani e magari le persone più anziane. Allora decidi di mettere musica da discoteca. Chi attrarrai sullo spiazzo dove hai messo questa musica? Attrarrai i giovani, Chiaramente mentre sì. probabilmente gli anziani magari andranno a prendere il sole da un'altra parte. Bene, la tua musica ha attratto determinate persone. Cosa succede se improvvisamente stoppi la musica da discoteca e metti dei balli lisci? I ragazzini andranno via e magari le persone più anziane si avvicineranno. Questa è la legge d'attrazione. Quindi, se cambiamo questi piccoli dettagli e mettiamo come la musica che hai messo, la cambiamo con le emozioni che invii, con i pensieri che mandi, con tutto ciò che in qualche modo pensi quotidianamente, vedi cosa attrai. Cosa vuol dire? Che se continuo a pensare che non valgo, non sono capace, non sono in grado, attrarrò eventi che risuonano esattamente con quello che ho pensato. Quindi attrarrò eventi che mi confermeranno che non sono in grado, non valgo, non ce la faccio. È un po' quello che si dice la forza del pensiero positivo. Se io penso in positivo, tendenzialmente le cose dovrebbero sempre sistemarsi nel modo più a me Esatto, più favorevole. esatto, In esatto. questo senso qui. Tecnicamente è così. E il pensiero, poi c'è una distinzione tra pensiero e intenzione, perché a volte possiamo pensare positivo ma avere delle intenzioni negative dietro. Per cui la legge d'attrazione non funziona 5 minuti la sera mandando l'intenzione di stare bene o di ottenere qualcosa o di ricevere qualcosa, se poi per 23 ore e mezza ci piangiamo addosso o viviamo di rabbia o di paura. L'intenzione di fondo è quella, la rabbia e la paura. Quindi attireremo altri eventi, altre cose, altre persone che ci porteranno sempre alla rabbia e alla paura. Questi sono quei piccoli dettagli, cioè in qualche modo dobbiamo vivere in uno stato positivo, non soltanto limitarci a quei 5 minuti di meditazione la sera, perché quello che noi inviamo è quello più E potente. si riesce a raggiungere questo stato di consapevolezza in tempi così difficili? Se si vuole, sì. Alla base c'è sempre la volontà della persona. Se la persona è pronta a cambiare, si apre alla consapevolezza. Il problema è che tante persone spesso si lamentano, ma stanno bene così. In qualche modo sono in un loro equilibrio tra piacere e dolore che non vogliono o che non decidono di cambiare. Forse anche un po' per la paura del cambiamento, di quello che potrebbe Assolutamente, la paura del portare. cambiamento purtroppo è la paura innata più potente che abbiamo. Quindi preferiamo restare in ciò che conosciamo anche se ci fa male, piuttosto che cambiare e magari rischiare di stare peggio, dimenticandoci che potremmo rischiare di stare meglio. Ascolta Daniele, questo DVD, in che cosa consiste? È un'audioguida oppure racconta più che altro un tuo percorso personale? Questo DVD in realtà è un film che abbiamo girato in Egitto, in un corso che ho voluto realizzare proprio sulla legge d'attrazione in Egitto quest'anno, e ogni anno lo rifacciamo a gennaio di ogni anno, rifacciamo questa In Egitto esperienza. dove? Marsalam, Marsalam, quindi Mar Marsalam, Rosso, sì, per chi magari Marsalam. dei nostri telespettatori non Non so, sa esatto, collocarlo sulla cartina. assolutamente. Esatto. Per i miei studi ho scoperto che ci sono alcuni posti sulla Terra in cui ciò che chiedi viene ascoltato in maniera molto più potente. L'Egitto è uno di questi e a me sono successe cose magiche quando 2 anni fa ci andai per la prima volta e tutto ciò che chiesi in maniera magica accadde. Tra quelle richieste ci fu il poter scrivere questo libro e poter avere un film. Esattamente l'anno dopo avevo il libro scritto e sta andando benissimo e il DVD ora in libreria che sta andando benissimo. Ah, Quindi ti sei spiegato come mai l'Egitto ha questo potere? mi sono dato alcune spiegazioni e una di certo sta nel fatto che lì le persone sono molto meno intasate da pensieri negativi. Abbiamo vissuto, e sul DVD ci sono, immagini con dei beduini, con dei bambini beduini che non hanno la PlayStation, non hanno la Wii, hanno soltanto poche pietre per giocare, eppure hanno sul viso stampato la gioia e la felicità. E lì non c'è quella cappa negativa che molto spesso abbiamo noi occidentali, la paura, la rabbia e tutte quelle emozioni negative che in qualche modo formano una sorta di nuvolone nero sopra di noi. Quindi se vogliamo inviare un'intenzione, prima deve superare questi nuvoloni, poi forse riesce ad andare oltre. In Egitto il canale è un po' più pulito, molto più pulito potrei dire. In questo percorso lungo 7 giorni, Sì. immagino una Sì. settimana sarà stata, qual è stato il momento più toccante, il momento che ti porterai nel cuore per sempre? Un momento in cui una delle partecipanti, e qui se mi emoziono scusatemi, aveva fatto una richiesta molto particolare, poi c'è scritto qui, la vedrete sul Sul DVD? filmato,
in cui chiedeva di riappacificarsi con la figlia che era uscita di casa e in qualche modo si era slegata completamente da lei, aveva chiuso i rapporti. Era per lei una cosa quasi impossibile, eppure il quarto giorno, se non ricordo male, mi viene con le lacrime agli occhi e mi dice: Daniele, ho appena ricevuto il messaggio di mia figlia e mi ha appena detto che torna a casa, torna a lavorare con noi e si sta trasferendo di Incredibile. nuovo a casa. Non sa neanche lei che cosa è accaduto, però è accaduto. Sì, in maniera razionale si può dare sempre una spiegazione, però intanto Assolutamente sì. Esatto. è assolutamente appurabile che le buone intenzioni, il pensiero positivo portano anche a dei Assolutamente. risvolti inaspettati. Ascolta, dove si può trovare questo DVD che ricordiamo è edito da Espansione Grafica? Lo puoi trovare su tutte le librerie online, quindi da Amazon a È qualunque facilmente altro, assolutamente reperibile, sì, quindi. basta mettere Daniele Penna e chiedi ti sarà dato, oppure direttamente sul sito dell'editore, oppure sul sito chieditisaradato.com, oppure nelle librerie, semplicemente a richiesta. Una curiosità, questi viaggi che organizzate una volta all'anno, mi dite, In questo praticamente caso, tutti gli per questo anni? qui dell'Egitto, sì, ne facciamo anche diversi in India e altre cose, però questo in Egitto una volta all'anno. Chiunque può partecipare oppure è ristretta la partecipazione a un numero di persone? No, normalmente almeno fin quanto è grande il villaggio dove andiamo, Finché c'è la finché c'è disponibilità è disponibilità, possibile esatto, si può ospitarvi. andare, sì, assolutamente. Bene, io ringrazio il mio ospite, ringrazio Daniele Penna per essere stato qui con noi, Grazie per averci raccontato, per averci spiegato veramente un mondo che normalmente nella quotidianità non siamo troppo occupati per non a te. È vero. approfondire. Ringrazio quindi il mio ospite per essere stato qui con noi e ringrazio soprattutto i telespettatori di GRP per averci seguito in questo spazio di approfondimento. A presto! Grazie a voi.